Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Apriamo la nostra trasmissione parlando dell'Inter che ieri ha vinto in extremis contro lo Young Boys in Champions. E allora andiamo a sentire subito le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Abbiamo fatto bene in una partita non semplice, era una partita di Champions, trovavamo una squadra fisica che sapevamo su questo campo sarebbero stati tanti duelli. Gli altri anni altre squadre italiane come noi erano venute qua, avevano faticato, quindi però i ragazzi sono stati sul pezzo, a parte quella ripartenza nel secondo tempo dove abbiamo preso il gol, i tiri che abbiamo concesso non erano pericolosissimi, probabilmente abbiamo concesso, al di là di qualche tiro di troppo, qualche inattiva anche di troppo, perché abbiamo concesso 5-6 calcio d'angolo solo nel primo tempo che solitamente non concediamo. Quanto c'entrano gli infortuni con l'impossibilità di poter esprimere il vostro gioco normalmente brillante? Beh, quello senz'altro, però penso che stasera avevamo tante insidie, insomma, il campo che chiaramente è un altro sport su questo campo, però i ragazzi pensavo che facessero più fatica tecnicamente, perché soprattutto nel secondo tempo abbiamo costruito, abbiamo avuto il rigore, la palla di Zielinski e Taremi, che più quella di Bissek, che sono quattro occasioni clamorose che a volte in Champion su campi in erba non riesci ad organizzare così. Mister, è arrivato il secondo clean sheet consecutivo, come a Roma poi l'ha risolta un campione, quanto è importante avere una rosa così profonda e giocatori come Marcus Thuram in questo caso? Beh, quello insomma è un aiuto di tutti, ma penso che abbia detto bene Bare nella televisione prima che erano gli spogliatoi, l'ho sentito, ha detto che è la forza del gruppo, non è il singolo, il Thuram che ti fa vincere la partita, è tutta l'Inter. Domenica per il Remi erano stati fondamentali i 5 subentri a Roma e oggi lo sono stati altrettanto i 5 subentri, perché sono entrati benissimo, penso a Thuram e Bastoni, gli ultimi due a 12 minuti dalla fine sono stati molto molto importanti. Senta, io ieri gli avevo chiesto se c'era il rischio di pensare alla Juventus, lei giustamente ha detto noi pensiamo step by step, partita dopo partita. Adesso glielo richiedo, chiaramente è una partita che arriva presto in campionato, c'è tutto un torneo da giocare, però avete la volontà di vincere per dimostrare di essere ancora più forti in Italia? Beh, quello senza dubbio, sappiamo che cosa rappresenta questa partita per la nostra società, per i nostri tifosi. Cercheremo chiaramente di recuperare energie e forze, perché insomma stasera abbiamo speso, stasera è stata una partita dispendiosa su questo campo. Purtroppo abbiamo perso Carlos, che ha avuto un problemino. In questo momento avremo rotazioni limitate, però dobbiamo cercare di arrivare ai primi di novembre, mancano 5 partite nel migliore dei modi. L'ultima. Inzaghi, lei giustamente ha parlato dei giocatori che sono subentrati, da chi è partito si aspettava qualcosina di più a livello di prestazione? Ma guarda, io sono contentissimo della prestazione, abbiamo chiaramente dovremo rivedere tutto, analizzare, probabilmente in qualche momento si è perso un po' le distanze e dovevamo essere più bravi, però giocavamo contro una squadra che alzava la palla con questi attaccanti fisici, quindi quando trovi una squadra che alza tanto la palla rischi di perdere distanze, però i ragazzi sono stati bravi e ci hanno creduto fino alla fine e insomma dopo 3 partite, 7 punti, 0 gol subiti, 5 fatti è un ottimo cammino che per adesso ci lascia una buona classifica, ma sappiamo che siamo solo la terza e ne mancheranno 5 da qua alla fine. Grazie. Andiamo adesso a salutare Antonio Sabato. Ciao Antonio, ben ritrovato. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Buonasera. Domenica in programma c'è Inter-Juventus. Ti chiedo subito che gara ti aspetti. Sarà il derby d'Italia. Ma la gara è sempre una gara interessante, perché sì, alla fine, come tu hai appena citato, è il derby d'Italia. Secondo me sono le squadre più gloriose d'Italia, anche se magari qualche milanista potrà anche offendersi. Ma è una partita, diciamo, importante per dare una risposta alla ripresa dell'Inter e per dare una risposta alla conferma se la Juve può essere la sua antagonista o no. Quindi ecco, a tuo parere quanto pesa anche in chiave lotta a scudetto questa sfida? Ah, pesa tanto perché si può capire benissimo quale potrebbe essere il ruolo della Juve in questo campionato.
E beh, l'Inter mai si sa, il suo organico è una garanzia, quindi non penso possa avere dei problemi. Però l'incognita può essere capire se la Juve può essere l'antagonista dell'Inter o del Napoli in questo momento. Ecco, la Juventus per il momento non è ancora decollata, la Juventus di Motta. Ti aspettavi di più dal tecnico bianconero questo avvio di stagione? Ma mi aspettavo di più con la squadra al completo, però tu giochi senza Nico Gonzalez, giochi senza Bremer, giochi senza Koopmeiners e senza Milik. Io direi che forse veramente in questo momento ha un problema di organico, perché questi quattro giocatori sono giocatori esperti che servono soprattutto per far crescere tutti i giovani che fino adesso ha messo in campo la Juve. In questo momento la squadra è molto giovane e se devi fare a meno di questi giocatori più esperti, sicuramente qualcosa concedi. Tornando a parlare dell'Inter, Thuram sempre più importante in questa squadra di Inzaghi. Sì, Thuram sì, è sempre più importante, anche perché ieri sera l'ha dimostrato, quando è entrato ha appena avuto una palla, comunque è migliorato tantissimo in fase realizzativa. È un giocatore che veramente in fase offensiva ti dà tanto, perché ti dà profondità, ti dà anche la possibilità di far salire la squadra. È bravo in acrobazia, è bravo in tutto, quindi veramente è un giocatore che da noi si è completamente rivalutato, ma alla grande proprio. E nella Juventus Perin meglio di Di Gregorio? Ma Perin ha fatto una grandissima partita, ma ci sta. Di solito siamo abituati con Motta, anche quando era alla Bologna, ad alternare i portieri con Ravaglia, con Shorupski. Quindi, però, ripeto, una partita non può diciamo indicare quale possa essere il titolare della Juve. De Gregorio, anche fino adesso, ha sempre fatto bene, anche lui, tranne quell'errore che aveva fatto con l'Ipsia, quindi vabbè, però anche il campionato si sta comportando bene. Poi, ripeto, io penso che Motta sia molto intelligente ad alternare i due portieri, cioè non fa sentire nessuno dei due titolare o riserva, di conseguenza li alterna in modo molto intelligente. Senti, e per chiudere il discorso sull'Inter, quanto valgono le cosiddette seconde linee, anche proprio sulla base della partita di ieri? Ma ragazzi, io infatti oggi ho letto molte interviste, le seconde linee, non era neanche facile giocare su un campo simile, un campo sintetico, contro squadre svizzere che sono rognose. Magari avremmo avuto lo stesso problema facendo giocare i titolari, non cambia molto. È chiaro che quando i titolari rimangono in panchina, entrano la partita in corso, quando la squadra avversaria magari è un po' stanca e gli spazi si allargano, diventa tutto più facile. Cioè, non c'è una controprova. Cioè, avrei voluto vedere magari la squadra titolare in campo, però secondo me magari avremmo avuto gli stessi problemi. Quindi non si può dire le seconde linee non sono all'altezza delle prime, dipende da partita in partita. Quindi io non darei mai un giudizio in questo senso, perché ripeto, un conto è entrare a 70esimo, 80esimo quando anche gli avversari sono stanchi, un conto è entrare da primo minuto quando gli avversari sono in condizione e ti creano grosse difficoltà. Ricordiamoci anche negli anni scorsi tutte le squadre straniere che hanno giocato a Berna hanno avuto grosse difficoltà, quindi non sto a giudicare riserve titolari. Se fai parte dell'Inter, secondo me sei anche tu un titolare. Cambiando argomento, domani in programma tra le altre partite quella tra Torino e Como, altra gara delicata per i Granata. Che cosa ne pensi da ex torinista? Allora, la gara è molto delicata, più che altro perché anche il Toro è falcidiato di infortuni, quindi alla fine non ha la squadra base in campo, ed è anche un periodo non fortunato, perché ho visto la partita di Cagliari, ma sicuramente non meritava di perdere 3-2, perché alla fine il gioco l'ha tenuto sempre, il pallino ha tenuto sempre a mano il Toro. Poi purtroppo quando ti gira male, gli episodi sono stati negativi. E domani la partita non è facile, non è facile perché giochi contro una squadra preparata benissimo da Fabregas. Giochi una squadra che abbiamo visto mette in difficoltà chiunque, ha giocatori molto interessanti e ci vorrà, secondo me,
il sostegno del pubblico, perché quando hai una squadra in difficoltà in questo momento che non ti gira bene, l'unica arma che hai è il tifo dei tifosi. Io spero che i tifosi accantonino per i 90 minuti diciamo, le critiche nei confronti di Cairo e sostengono la squadra fino al 95esimo. Ecco, pesano gli infortuni, tu facevi riferimento ai E a giocatori che Zapata, sono ai box Urs. in questo momento, però probabilmente il Torino paga anche un mercato estivo in cui non sono stati, diciamo così, prelevati i giocatori migliori per sostituire i big che sono partiti. Ma no, Lorenzo, dietro speravamo che Schurz fosse già disponibile quest'anno, invece c'è stata una ricaduta, o è stato operato male, questo non lo so, però non è disponibile. Quindi vabbè, abbiamo venduto Buongiorno, ma diciamo i difensori che sono stati presi, Masine c'era già lo scorso anno e ha fatto bene, hai preso Coco e hai preso un altro peruviano che non mi ricordo il nome, o cileno, non so che sia, però voglio dire. Sono sempre giocatori, voglio dire, che hanno anche loro esperienza anche di altri campionati importanti, quindi non è che sono giocatori qualsiasi. Ci sta che ci possa essere qualche difficoltà, però ripeto, sono gol presi più che altro per errori dei singoli, ma non per errori di reparto e per distrazioni. Si dovrebbe, diciamo, limitare questi errori qui, però ripeto, più di così. A livello di acquisti non si poteva fare, cioè, secondo me la campagna, se poi ti si fa male Zapata e anche Schurz si rifà male, quindi non penso che ci sia grosse responsabilità da parte della società. Uno sguardo anche all'Atalanta che Sì. ieri non è andata oltre lo 0-0 contro il Celtic, meritava la vittoria, è un pareggio che fa male. È un pareggio che fa male, perché effettivamente mi sembra se in questo, diciamo, questa Champions particolare penso abbia 7 punti se non sbaglio, no? E quindi con una vittoria sarebbe finito a 9. E tra l'altro il Celtic, alla fine, sai, sono quelle partite che se non la butti dentro sono giornate così, non riesci a far gol, però in campo europeo l'Atalanta è una garanzia, può anche pareggiare in casa col Celtic, non so dove giocherà la prossima, ma sicuramente è un ostacolo rognoso per tutti, quindi io ho fiducia perché la squadra a livello internazionale ha esperienza, si comporta bene, ha giocatori importanti, quindi il pareggio sì, c'è un po' di rammarico, ma sicuramente l'Atalanta farà ancora bene nel prossimo cammino, nelle prossime partite in Champions. Tra l'altro l'Atalanta comunque può contare su un Retegui, adesso parliamo anche del campionato, che fino a questo momento è andato probabilmente anche oltre le aspettative, perché si parlava certamente di un giocatore con ottime potenzialità, però non ci si immaginava che potesse diventare anche il capocannoniere. Però ti dico una cosa, Lorenzo, un conto è giocare nel Genova e un conto è giocare nell'Atalanta, due cose ben diverse. Cioè, quando giochi nel Genova, per tutto il rispetto che ho per questa grande società, certamente devi pensare a difendere, magari devi fare le due fasi. Devi ritornare spesso, hai poche occasioni da gol, ma quando giochi nell'Atalanta, che costantemente sei nella metà campo avversario, che crei tantissimo, se hai delle qualità, queste le metti in mostra, e così è stato. Cioè, non è che è lo stesso di giocatori di Genova, con la differenza che magari a Bergamo hai 5-6 occasioni da gol, e a Genova ne avevi 1-2, ma perché la squadra giocava, diciamo, per un determinato obiettivo, per salvarsi, quindi non è che tutte le volte riesci a avere molte occasioni per far gol. Questa, la differenza è solo questa. La bravura sta in questo. Sono aumentate le occasioni da gol e lui ne ha tratto beneficio. Antonio, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Ciao Lorenzo. Andiamo adesso a dare il benvenuto a Luciano Bruni. Ciao Luciano, ben ritrovato. Buonasera a voi. Voglio parlare con te inizialmente del Milan. Si è secondo te ritrovata la squadra di Fonseca dopo i successi contro l'Udinese, contro il Bruges in Champions? È ripartita secondo te questa squadra? Ma sai, il risultato conta molto, eh. Conta molto per il morale, a prescindere di come sia arrivato. È chiaro che qualche problemino c'è, lo sappiamo tutti, il problema del Milan in questo momento si chiama Leao, giocatore che croce e delizia,
purtroppo sono quei giocatori che hanno talento, che però non riescono a tirarlo fuori per tutti i 90 minuti, cosa che è difficile, però bisognerebbe che facesse qualcosa in più. Ovviamente poi il fatto che lui è uscito e la squadra ha vinto con la sua uscita, per lui non è stato certo gratificante. Ecco, comunque da allenatore, che cosa pensi della gestione Leao da parte di Fonseca? Ma guarda, io credo che abbia dato un segnale, anche perché voglio dire, è anche non concittadino, è portoghese come lui, per cui il fatto che, no, insomma, che lo tratti come è giusto che sia trattato, nel senso che se non vai, caro mio, se non corri, stai fuori come tutti gli altri, se sei portoghese o italiano o brasiliano non conta niente, per cui questa cosa mi piace perché... Voglio dire, è giusto farsi rispettare, ma anche nel rispetto del gruppo, nel momento in cui questo giocatore ha qualche problemino, è giusto che stia fuori. Ecco, e sabato c'è Bologna-Milan, partita delicata per entrambe le squadre, probabilmente più significativa per il Bologna che deve in qualche modo rilanciarsi. Ma assolutamente sì, io credo che sia in questo momento anche a livello psicologico messo un po' peggio il Bologna. Ha ritrovato quasi Ferguson, che è stato uno degli artefici del campionato scorso insieme a Zirkzee, l'altro giocatore che adesso non mi viene in mente, Calafiori. Calafiore, bravo. Per cui credo che sia una partita molto più difficile per il Bologna. Il Milan ovviamente un pochino di entusiasmo l'ha ritrovato con questa vittoria, per cui il morale è diverso e credo che insomma l'italiano abbia qualche problemino, insomma, dai. È la sensazione che sì, sono partiti giocatori importanti, la campagna acquisti non è riuscita a dare quei frutti sperati, non sono stati trovati quei giocatori all'altezza per sostituirli. Sì, esatto, non era facile anche perché erano giocatori importanti che hanno fatto ovviamente la differenza l'anno passato con Thiago Motta e non è facile ripetersi per una squadra che non è di fascia alta come Bologna. Ovviamente poi l'impegno anche diciamo, all'esordio così nella Champions no, non è mai facile, no? Però speriamo che ritrovi lo smalto dei mesi precedenti migliori, soprattutto perché voglio dire, se no, altrimenti italiano è a rischio, credo, no? Si sta già parlando di Sarri, di Tizio, di Caio, come sempre nel calcio succede quando non vengono i risultati, questo è normale. Luciano, grazie mille, alla prossima, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E dunque, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TM Vognoso. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.